Oggi c'è un po' di mare, mi sa che per le seppie non è buono, e a questo punto vediamo se ci sono i calamari. Oggi la prima parte della mattinata, vediamo di trovare i calamari. C'è abbastanza freddo, quindi penso che ci sono. Andiamoli a cercare, vediamo cosa succede. Eccolo qua. Calamaretto. Bello questo insetto. Questa ha mangiato in diretta. Due, e uno se n'è andato, e ora è qua. Ora che abbiamo fatto un po' di calamari, sono le 10, uno glielo andiamo a sacrificare, vediamo che succede. Anche se c'è un po' di vento, ho un 40 cavalli e non posso camminare come dico io, proviamo a scarroccio con questo vento, per provarci, per vedere com'è la situazione. Andiamo. Ci siamo sistemati, ora inneschiamo un bel calamaro e lo portiamo a passeggiare. L'abbiamo preso, ora vediamo se riusciamo a salire. Pesce, è un bel pesce, è un bel pesce. Bella cernia bruna, mulinello nuovo, me l'hanno regalato per il compleanno un paio di settimane fa, prima pescata, yeah! Il calamaro non tradisce. Allora guardate, questo ve lo devo fare vedere,
dentro la bocca c'ha una aragosta, un altro, un pesce che non so cosa sia, ora lo vediamo. Sì. Sembra una sarda. Sì, è una sarda. Una ragostina piccola. E il mio calamaro non so che fine ha fatto. E vai! Signori, mostro di cernia bruna, bella cerniotta bruna. Bel pesciolone, bel pesciolone, bel pesciolone per noi. Ah, è bello cerniotto. Ta-da-da. Abbiamo fatto i calamari stamattina, poi siamo andati a sacrificargliene uno, abbiamo preso una bella cernia bruna, 4,2 kg l'ho pesata, giù di lì, considerate siamo in barca, un po' si muove, quindi sarà qualcosina in meno. E niente, una mi basta, chiudiamo, per oggi va bene così, è inutile continuare a martellare sui posti, tanto con un pesce del genere già, per un po' di giorni ci mangiamo, non è un problema, domani poi ci torniamo, non su questo spot, andiamo su un altro, in modo da vedere qualche altro tipo di pesce. Va bene, detto questo, ci ritiriamo. E domani un'altra giornata. Speriamo che oggi riesco a montare questo video, così ve lo faccio vedere direttamente il prima possibile. E che poi non ho. Nel prossimo episodio cosa succederà? Boh. Vabbè. Vediamo di inventarci qualcosa. Statevi bene. Ciao. Una buona giornata. Alla prossima.